Questo programma è offerto da Maribo Sima, azienda con 40 anni di esperienza specializzata nella manutenzione e riparazione di ascensori di qualsiasi marca. Maribo Sima in via Triunvirato 15/2 a Bologna. Buongiorno, ben ritrovati, appuntamento quotidiano l'informazione qui Bologna.tv. Oggi è venerdì 26 luglio, andiamo a vedere le informazioni che riguardano la nostra città, la nostra provincia. Un incendio ha distrutto un minibus in servizio questa mattina. Il mezzo si trovava in via Castiglione, proveniente da Villa Guastavillani, ed era diretto verso piazza Cavour. L'autista, accortosi dell'uscita di fumo dalla parte posteriore, è riuscito a parcheggiare il mezzo dentro ai giardini Margherita, facendo scendere i passeggeri. Poco dopo il mezzo ha preso completamente fuoco e sarà ovviamente demolito. In corso le indagini per capire se possono essere le cause dovute all'incuria della manutenzione. 6 persone rinviate a giudizio con l'accusa di associazione a delinquere per aver ridotto in schiavitù altre persone. Stiamo parlando di alcuni romeni intenti a sfruttare propri connazionali, costringendoli ad azioni di accattonaggio o intrattenimento forzato nelle aree di supermercati o piazze. Un uomo di 40 anni è stato aggredito ieri sera all'interno del Parco della Montagnola da un gruppo del quale si stanno ricercando le tracce. L'uomo, di cui non si conosce ancora l'identità, è in prognosi riservata. Uno studente originario di Pescara è morto all'interno di un'abitazione, probabilmente per aver utilizzato un mix di droghe. La scoperta del cadavere è avvenuta da parte del locatario dell'appartamento. Inutile purtroppo l'intervento del personale sanitario, il ragazzo neppure trentenne non ha dato segnali di reazione. Si escludono ipotesi di morte violenta. È tutto per ora, vi rimando all'appuntamento delle ore 19 e vi auguro una buona giornata. Questo programma è stato offerto da Maribo Sima, azienda con 40 anni di esperienza specializzata nella manutenzione e riparazione di ascensori di qualsiasi marca. Maribo Sima in via Triunvirato 15/2 a Bologna.